Amici di AndroidCaotic.it, benvenuti a questa nuova video recensione. Oggi siamo in compagnia di un tablet che ha fatto parlare molto di sé, che sta per arrivare in Italia nei prossimi giorni, primi di settembre, e noi siamo riusciti a ottenerlo con qualche settimana di anticipo. Stiamo parlando di Google Asus Nexus 7, il primo tablet di Google prodotto e sviluppato appunto da Asus. Siamo riusciti ad averlo prima utilizzando un servizio, jacksdeliveries.com, che è un servizio gestito da un ragazzo che vive in Inghilterra, il quale ha provveduto ad acquistare e poi a spedirci il terminale. È un tablet che ha fatto parlare molto di sé, soprattutto per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Parliamo di 250 € per un tablet dalle specifiche di top gamma che si porta con sé qualche rinuncia, ma che rappresenta sicuramente il miglior tablet da 7 pollici al momento sul mercato. La scheda tecnica in questione parla infatti di una CPU Nvidia Tegra 3 Quad Core a 1,3 GHz, basato su piattaforma Kai, 1 GB di RAM. Memoria interna 8 o 16 GB, questa versione è una versione inglese acquistata presso il Play Store del Regno Unito e ha 8 GB di memoria, un fantastico display IPS 7 pollici con risoluzione 1280x800 pixel, una fotocamera anteriore da 1,2 MP e Android Jelly Bean 4.1 preinstallato aggiornabile a 4.1.1. Che fa di questo terminale appunto il primo terminale sul mercato con Android Jelly Bean preinstallato. Tra le rinunce principali troviamo ovviamente l'assenza di una fotocamera posteriore che a mio modo di vedere le cose non incide particolarmente sulla mia scelta d'acquisto, perché scattare fotografie con un tablet la ritengo una cosa poco comoda. Manca il supporto nativo a USB e MHL e soprattutto l'assenza più grave è l'assenza della possibilità di collegarsi sotto rete 3G. Infatti, questo è un terminale che necessita unicamente di una connessione Wi-Fi. Sono tra tutte le mancanze, appunto, quest'ultima è secondo me la più grave, che potrebbe far storcere il naso a più persone, potrebbe sviare l'utenza ad acquistare magari altri terminali dello stesso settore, come un Galaxy Tab 2 da 7 pollici, che nonostante abbia una scheda tecnica inferiore, porta con sé features che questo tablet non. Aspetto veramente interessante del terminale, appunto, come detto prima, è Jelly Bean, ultima release di Android presentata al Google I/O 2012 dello scorso giugno. Introduce veramente tante funzionalità, tra le più importanti e le principali, troviamo un nuovo modo di gestire le notifiche, ovvero è possibile disattivare le notifiche che meno ci interessa. Poi troviamo un'interfaccia disegnata apposta per i tablet da 7 pollici. Come potete vedere, non abbiamo la solita interfaccia tablet, bensì un ibrido tra smartphone e tablet, e la vecchia interfaccia tablet. Quindi abbiamo i pulsanti sotto, che sono 7, a differenza degli smartphone. E ovviamente, oltre al classico pulsante per entrare nel menu di tutte le applicazioni, troviamo altri 6 pulsanti virtuali che sono appunto personalizzabili con le nostre cartelle o applicazioni preferite. Altro aspetto, altra funzione decisamente interessante, come potete vedere, è il ridimensionamento dei widget. Come potete vedere, se io allargo o stringo un widget, tutti gli altri si sistemano alla perfezione in base a come io riorganizzo il widget selezionato. Questa funzione è veramente utile nelle schermate particolarmente affollate, che permette di ristrutturare appunto la schermata in base alle dimensioni di ogni singolo widget. Interessante poi funzionalità introdotta con Android Jelly Bean, ovviamente Google Now. Google Now, che possiamo aprirlo semplicemente premendo il tasto Home, tenendo premuto il tasto Home e facendo uno swipe in alto. Google Now, possiamo definirlo come un assistente vocale, un
la nostra segretaria personale che ci ricorda di tutti i nostri appuntamenti, risponde alle nostre richieste vocali, ci dà informazioni sul traffico e via dicendo. Ha un pieno supporto alla lingua italiana e ora ve lo mostro subito. Che tempo fa a Como? Come potete vedere, ha risposto subito. Ecco qua il widget del meteo dedicato e oltre a questo la ricerca su Google Web di tutti. Interessante funzione introdotta con Jelly Bean è Google Now. Google Now è facilmente apribile tenendo premuto il tasto home e facendo uno swipe in alto, rappresenta l'assistente vocale, possiamo definirlo così, di Android Jelly Bean. Ci dà informazioni sul traffico, sulla nostra posizione, sul meteo e risponde anche a nostre richieste date a voce. Invia email a Andrea. Io ho chiesto di inviare un'email a un mio amico, lui mi ha cercato tutti i contatti di nome Andrea presente appunto nell'applicazione Persone e io premendo appunto sul contatto posso procedere alla stesura dell'email. È possibile anche dettare il contenuto dell'email, chiedere informazioni sul meteo, effettuare ricerche web come appunto mostrato al Google I.O. È una funzione veramente ben ottimizzata. Altre interessanti caratteristiche introdotte dall'ultima release Android è ovviamente la fluidità. Viene chiamato Project Butter proprio perché lui, ovvero l'interfaccia utente di Jelly Bean, è come burro. È veramente fluidissima, guardate qua le animazioni, scrolling di pagina, rispetto ad Ice Cream Sandwich si è avuto un guadagno di circa 120 frame per secondo. E questa appunto miglioria ha permesso al sistema operativo di essere più fluido che mai. Veramente abbiamo raggiunto un livello di reattività davvero davvero notevole. Riguardo all'ambito navigazione web, possiamo ricordare che Chrome è il sistema, scusate, è il browser preinstallato. Funziona davvero bene, ma come avete letto magari nella nostra recensione scritta, utilizzando altri tipi di browser, si possono avere piccoli risultati migliori in termini di prestazioni. Tuttavia, io con Chrome mi trovo veramente bene e appunto lo consiglio a tutti. Aprendo il nostro sito web, androidchaotic.it, il caricamento è davvero buono. Unico difetto, unica pecca è che quando noi non attendiamo l'intero caricamento della pagina e nel frattempo la scorriamo, ci mette qualche istante a fare il caricamento completo. Il pinch to zoom ovviamente è fluidissimo, non ha nessun difetto in termini di scattosità, eccetera. Anzi, devo dire che è molto molto fluido, soprattutto anche perché CPU, RAM, il display sono veramente tutti capaci di offrire un'esperienza d'uso davvero appagante. Un altro aspetto che mi piacerebbe mostrarvi è l'aspetto videoludico, che non può che essere pienamente soddisfacente. Apriamo Grand Theft Auto 3, uno dei giochi che richiede maggiori requisiti hardware, nonché uno dei miei giochi preferiti da sempre. Come potete vedere, il display da 7 pollici permette a entrambi i pollici, scusate il gioco di parole, di essere perfettamente a contatto con la superficie e di avere una giocabilità veramente valida. Il processore Tegra 3 risponde perfettamente e riesce ad offrire una qualità di gioco veramente appagante. Il gioco gira veramente fluido nonostante sia impostato su dettagli anche abbastanza alti e come appunto abbiamo riflessi, ombre dinamiche e una risoluzione, una visuale d'orizzonte abbastanza alte.
Ovviamente regolando ulteriormente questi settaggi è possibile avere un gioco sempre più fluido. Questo è veramente uno dei giochi più pesanti presenti sul market e come potete vedere gira alla perfezione. Bene, possiamo passare adesso ad analizzare qualcos'altro. Chiudiamo GTA 3. Allora, ultimo punto di questa nostra video recensione sono le vostre domande. Infatti, vi abbiamo chiesto di farci qualche domanda su questo terminale che avevamo analizzato prima in via preliminare e poi in modo dettagliato. Le domande che ci sono state fatte sono state molte, ho deciso di raccoglierne qualcuna e di darvi una veloce risposta. Prima domanda, che mi ha subito colpito perché anche a me interessa, diciamo, me la sono posta anch'io, è: ho intenzione di acquistare questo tablet e usarlo a scuola per prendere vari appunti durante la lezione oppure leggere qualcosa. Lo fa bene questo lavoro? Allora, generalmente per lavoro o per scuola molti preferiscono un 10 pollici che riesce ad avvicinarsi di più a quello che possa offrire un notebook. Tuttavia, questo tablet da 7 pollici risponde benissimo anche a questa esigenza. Vi faccio vedere, ad esempio, un'applicazione che io uso sempre, si chiama HK Notepad, che permette di prendere appunti in maniera veramente veloce. Come potete vedere, basta aprire l'applicazione, cliccare su nuova nota e la tastiera poi risponderà in maniera egregia. Come potete vedere, sto scrivendo nonostante ho la telecamera in faccia, ma posso garantirvi che questa applicazione è veramente perfetta per un tablet da 7 pollici. Un'altra applicazione per la gestione dei documenti Office, ad esempio, può essere Kingston Office, una suite appunto gratuita scaricabile tramite il Play Store, che permette di utilizzare, di visualizzare, di modificare documenti Word, Excel. Seconda domanda veramente interessante fatta dai nostri utenti riguarda l'utilizzo di chiavette USB. Allora, come ho detto prima, tra le mancanze di questo tablet vi è l'assenza del supporto al USB on the go. Per fare ciò si può benissimo comprare un adattatore, trovabile su Amazon al prezzo di 1 euro, e collegare la chiavetta USB. Per venirci incontro ci sono anche altre applicazioni sviluppate da terzi, i quali alcuni richiedono permessi di root, altre no. Se andate a vedere nella nostra sezione App of the Week abbiamo pubblicato un'applicazione veramente interessante, si chiama Nexus Media Importer, e appunto lavora senza permessi di root e collegando semplicemente l'adattatore alla chiavetta e dopo collegare il tutto al terminale, è possibile scaricare, visualizzare o anche modificare documenti presenti sulla nostra memoria di massa portatile. È veramente ottima come applicazione e sicuramente la migliore nel suo settore proprio perché non richiede neanche i permessi di root. Terza domanda. Ho sentito che il Nexus 7 è adatto al gaming. È vero, come avete potuto vedere, il Nexus 7 si comporta in maniera veramente egregia. Io sto giocando ultimamente a Grand Theft Auto 3, ma anche a Shadow Gun THD, ovvero la versione ottimizzata per dispositivi Tegra 3 di Shadow Gun. Non ho mai avuto problemi di rallentamenti, di lag, eccetera. Anzi, vi mostro anche Shadow Gun THD, che è anch'esso uno dei giochi davvero migliori rilasciati per Android, si comporta in maniera egregia, non dà nessun problema di lag, e la grafica devo dire che è veramente appagante. Caricamento. Eccoci qua.
Non so se avete mai giocato a giochi del tipo Gears of War su Xbox. Questo è un gioco veramente, veramente simile, anche per la possibilità delle coperture. Come potete vedere, non è molto facile giocare con la telecamera davanti, ma come potete vedere, la grafica è veramente ben dettagliata e non ho nessun genere di rallentamento. Sicuramente uno dei giochi, anche questo, migliori sul market. Inoltre il display da 7 pollici è un display veramente ottimo per il gaming, proprio per il semplice fatto che non preclude troppo i comandi, ovvero tutti i pad, tutti gli stick virtuali sono facilmente raggiungibili su un display di queste dimensioni. Sembra proprio di avere tra le mani una console portatile, quale potrebbe essere una PS Vita, una PSP, un Nintendo DS. Quindi, se voi siete alla ricerca anche di un tablet che risponda all'aspetto gaming, questo fa sicuramente al caso vostro. Ultima domanda. Ovviamente non poteva mancare, che non poteva mancare, è il paragone col Galaxy Tab 2. Fra Samsung Galaxy Tab 2 7.0 e Nexus, quale scegliereste per risparmiare? Allora, più che una scelta di risparmio, si parla di scelte personali. Come detto prima, il Nexus 7 ha un ottimo hardware, un ottimo prezzo, ma porta con sé delle mancanze. Queste mancanze su Tab 2.7 non ci sono, perché appunto il Tab 2.7 è disponibile in versione con connessione 3G, ha la memoria espandibile, che appunto il Nexus 7 non ha, e ha un'interfaccia personalizzata da Samsung, la TouchWiz, appunto per chi adora quel tipo di interfacce. Ma in termini di prestazione possiamo dire che Nexus 7 è sicuramente un gradino più in alto, ha un processore quad core, mentre il Galaxy Tab 2 è un dual core da 1 GHz. La RAM hanno entrambi 1 GB. Rientrando nella stessa fascia di prezzo, ovvero prendendo il Galaxy Tab 2 7 pollici, solo Wi-Fi con 8 GB di memoria. Adesso al prezzo di 199 euro, io consiglio di spendere 50 euro in più e prendere magari questo Nexus 7. Ripeto, per mia scelta, per quello che io faccio col tablet e soprattutto per il fatto che anche parliamo di un terminale della serie Nexus, ovvero aggiornamenti velocissimi e appunto pieno supporto da parte di Google. Detto ciò, non mi resta che ricordarvi che presso il nostro blog androidchaotic.it è presente una recensione preliminare, una recensione dettagliata del terminale in questione. Questo video l'abbiamo voluto fare per mostrarvi le capacità di questo tablet in video e soprattutto per rispondere alle vostre domande che ci avete fatto nei commenti nei nostri social network. Vi ricordiamo che siamo presenti su Google Plus, su Facebook, su Twitter e su YouTube, semplicemente scrivendo Android Fans Club. E niente, non mi resta che salutarvi e alla prossima video recensione.